Oggi andiamo sul Monte Penna, siamo in Val d'Aveto. Stranamente non in mountain bike ma a piedi. Bene, adesso abbandoniamo la strada sterrata e cominciamo col sentiero. Sì, però c'è un problema. Teoricamente non lo si potrebbe. Aia, mi torno, no, tanto lo stesso. Peggio. Bene, siamo arrivati quasi in cima al Penna e questo è un po' di panorama che si vede. Peccato che c'è un po' di nebbia e qualche nuvola bassa. Vedete i resti di un ghiacciaio lì? Metto davanti a te. Silvana, i resti di un ghiacciaio. Ok, adesso ce ne andiamo ancora fino lì sopra e siamo arrivati in vetta. Bene, i nostri eroi sono arrivati in cima al Monte Penna. Vi facciamo vedere cosa c'è in cima al Monte Penna. La Madonna. Ho visto la Madonna. E una cappelletta. Peccato che è arrivata sta foschia. Siamo a 1735, credo. E loro come sono andati là? Con paracadute? Chissà se riusciamo ad andare anche noi lassù. Adesso proviamo. Bello, bello, bello. Bene, arrivati in fondo al Monte Penna. Siamo tornati indietro. Adesso ricominciamo con un anello. Che il nome ve lo dico più avanti. Fiolitico. O qualcosa del genere. Qualcosa del genere. Al gabbiano c'è così. C'è così. Allora c'è qualcosa che non va. Perché non è possibile. Quindi voglio dire, tutto sommato. Guardate che posto, meraviglioso, una faggeta enorme. Che spettacolo, ragazzi. La strada sale un po', ma è veramente bello. Qui è un po' umido, ma guardate che meraviglia il muschio su tutte le rocce. Questa è una roccia che praticamente è venuta su dal centro della Terra. Fortissimo, perché giri una curva e c'è questa cosa qua. E indica proprio da sottoterra che è venuta fuori così. Un giorno il mondo è tutto intavolato, no? Peccato che c'è la nebbia che ogni tanto la fa sparire. Allora si è spremuto un po' e l'ha fatta di sopra. Cioè, praticamente... Adesso dovremo trovarci un posticino per andare a mangiare, va, che ormai è 1:15. Piccola curiosità, molte volte i muli, gli asini, dentro queste madri o le madri di o i greti pecore vengono messi in funzione antilupo perché i cavalli, nel caso rimasto un lupo, scappano. I lupo che, cavalli erano stato bravo. Faccio le facce, mi fai le foto. Io faccio il video. Ancora peggio. Dopo aver mangiato cominciamo a scendere e non abbiamo ben capito che giro faremo ancora, abbiamo ancora un paio d'ore per arrivare verso le macchine. E poi purtroppo abbiamo finito e torniamo a casa.
Che bello qua. Allora, stamattina siamo andati da quella strada lì e adesso siamo rientrati di qua. Quella strada lì. E qui siamo rientrati a questa strada. Di questa strada qui. E adesso andiamo a sederci sulla panchina lì. Adesso andiamo a aspettare un attimino gli altri e via. Comunque, bellissimo giro, bellissimi posti. Da tornarci magari con un tempo un po' migliore. Niente umidità, pioggia, nebbia, cose varie. Ciao, ciao.